Questo è il 2. Lazio, un cordiale saluto vi giunge da Simone Bellantone, Francesco Gori, per gli amici Checco Gori. Intanto ti do il bentornato, Checco, perché sappiamo che settimana scorsa nel tour infrasettimanale contro la Carver non ci sei stato per un piccolissimo problema di salute già ampiamente risolto. Ti chiedo come stai. Tutto bene. Era programmato, era un piccolissimo intervento chirurgico, è stato fatto, e quindi adesso siamo pronti per tornare da voi, amici telespettatori. Quintetto Supernova Fiumicino, ancora parte dalla panchina Eugenio Fanti, quindi è lo stesso che ha battuto la Carver Roma, Sam Moyer in cabina di regia, Grilli in doppia doppia, occhio alla FMC Basket Ferentino, che reduce da 2 vittorie consecutive, ha superato Isernia e il nuovo Basket Aquilano, e per la prima volta in stagione si è tolta dalla pericolosa posizione delle ultime 4 in graduatoria. In questo momento è quintultima la formazione, nuovamente guidata da coach Gianluca Lulli, che in un primo momento si era dimesso, poi è stato convinto a rientrare a capo del progetto tecnico della FMC Ferentino, che ha un record di 7 vittorie e 10 sconfitte, dunque 14 punti per i frusinati, che oggi
In quintetto schierano Roberto Rullo, sicuramente acquisto di spessore notevole, Polselli, Ciarpella, vedo in, sul parquet del Pala Supernova, vedo anche giovane Gialluppi, di certo c'è subito una novità, di solito Fiorentina era abituata a partire con vero big al centro come Luca Biscotti, che in questa partita parte dalla panchina. È una partita diversa per la Supernova, sicuramente diversa da Isernia, ma diversa anche con la Garber. Questa è una squadra che ha molta esperienza, in quintetto ci sono due giocatori che hanno fatto la 2, anzi Rossi non c'è, quindi solo Rullo, però dalla panchina partono Rossi. Rullo che ha fatto anche la 1, comunque palla a 2, iniziale a completare il quintetto, abbiamo citato tutti tranne Gerlero, anche lui assieme a Rullo. Rullo è arrivato il 31 ottobre, Gerlero il 17 novembre, qualche settimana dopo, sono i due acquisti della FMC, subito Moyer da Lodi che ne appoggia a 2 al cristallo. 2-0 Fiumicino, al primo possesso colpisce il big man dei Bonora Boys, Giovanni Allodi, con i primi due punti giovanili di Reggio Emilia per Giovanni Allodi fra tante canotte indossate. Il trentenne. Primo pick and roll di Fiumicino, in attacco c'è stato un cambio. Adesso Moyer lo riesplora subito. No, Martino sbaglia da sotto. Martino sbaglia da sotto, Rullo che porta avanti il pallone, prova a sfruttare il blocco di Polselli che poi rolla molto male con un errore la matita blu con Moyer che già dall'altra parte prova a mettere in ritmo Grilli la Supernova, la penetrazione del numero 1 fuori da Martino, vediamo se cerca un compagno, si va fuori da Staffieri, 10 secondi per andare a chiudere, deve fare in fretta Supernova con Staffieri che brucia tutti, ma sbaglia Martino, prova a sporcarla, poi sta fuori in balzo a prendere un pallone vacante, catturarlo Moyer, lo mette a disposizione di Martino in post basso, 1 contro 1 contro Polselli, Gerlero, palla sotto ancora per Moyer, troppo telefonato per il passaggio di Andrea Martino, chiude Francesco Ciarpella che arriva dall'esperienza al sud, Nova Marche, poi palla persa Gerlero a Lodi, riconquista il pallone, fa viaggiare Luke Moyer con il ball handling 55, decide di giocare un po' col cronometro prima di entrare nel vivo l'azione offensiva. Grilli in penetrazione, si fa strada lì sotto al Zellov, tira e sbaglia. La gara è iniziata lo stesso identico modo di come è iniziata 100 ore fa Supernova Carver, con pochissimi canestri da una parte e dall'altra. Pochi canestri da parte di Fiorentino, anche molte palle perse. Diciamo che la Supernova è andata lì dove voleva andare, perché comunque ha fatto 3 tiri vicino al ferro con 3 errori. Mentre invece Fiorentino, questa è la prima azione giocata con raziocinio, conquista il fallo, di certo cerchiato il rosso per la Supernova Roberto Rullo, che è il pericolo numero uno dell'attacco della squadra del Fusinate. Bravo Ciarpella ad attaccare con l'assalto di Moyer in ritardo, il 55 in maglia bianco-rosso-nera, fallo dunque del comunitario della Supernova Fiumicino, nato negli States, passaportato italiano, che difende forza su Galuppi, costringe ad andare Rullo in penetrazione, l'ultimo tocco però è del classe 90, nato a Lanciano, ex Viola Reggio Calabria, Cagliari e Stella Azzurra Roma fra le tante, lui che ha casa e figlio e famiglia, dunque tutto a Frosinone, e ha sposato il progetto della vicina Fiorentino rifiutando proprio un'offerta importante arrivata dalla Sardegna, dove provavano in casa Esperi a riportarlo sull'isola sarda. Moyer con la tripla che non va, si stappa sul primo ferro ed esce, 3 minuti, un canestro per la Supernova, 0 per Fiorentino, con Ciarpella che arma la mano di Gerlero, si mette in proprio il 32 che è tornato in città, è tornato a Fiorentino dove l'anno scorso aveva vinto il campionato sostituendo Federico Mansiglia. Ciarpella con lo stoppetto da 3 punti è una delle cose che gli riescono meglio, all'ex Furio che punisce con il primo canestro di Fiorentino che vale il primo vantaggio di giornata. Staffieri dall'altra parte cerca e trova Andrea Martino, il post basso del numero 11 fuori dall'Odi, armata la mano al 18, 3 punti importanti, la tripla che non va, Martino lotta, rimbalzo lo conquista, poi cerca Grilli in angolo, mette la palla a terra, il numero 1
palla persa però da Fiumicino, un po' impacciata in attacco la squadra di Bonora, allora, che non sì, riesce a trovare sì, la quadra per arrivare al canestro. In attacco non abbiamo ancora fatto tiri puliti da fuori, e sicuramente devono arrivare perché Fiorentina è una squadra ben organizzata, però possiamo dire che dall'altra parte invece la Supernova sta difendendo bene, con regole chiare. Fiorentina ha trovato il canestro di Ciarpella con uno step back da tre, che secondo me è un canestro che coach Bonora accetta, preferisce ecco prendere un tiro del genere piuttosto che far tirare Roberto Rullo. Torna in attacco su vicino con Moyer, che prova a riscaldarsi da tre punti con il secondo errore consecutivo di giornata. Dall'altra parte Galuppi è troppo solo per sbagliare, ma sbaglia ugualmente. Moyer vola dunque a rimbalzo, transizione col 55 che si invola, cerca e trova poi lontano da canestro Andrea Martino, mette in moto Daniele Grilli, il numero uno di Fiumicino, va da Allodi, fuori da Grilli, importante la tripla di Daniele che non entra, rimbalzo per Porcelli e poi volo sulla rana dal campo, partita calcistica. 3-2 dopo 5 minuti di gioco scarsi, ancora uno show giudicato eccessivo qui di Grilli che colpisce Ciarpella, fallo della guardia della Supernova contro quella di Ferentino. Mette un 5 vero come Luca Visconti, esatto. Qua c'è Luca Lolli sul parquet e qua la Supernova abbassando un po' il quintetto, togliendo Polselli. Sì, mette i biscotti che sicuramente può portare esperienza e anche qualche punto in più di Polselli. D'altro canto Bonora fa uscire Moyer, che ha fatto due tiri buoni che ci stavano, purtroppo non ha segnato, e entra Eugenio Fanti, che è la persona che la Supernova aspetta con ansia. Ciarpella fa canestro, c'è anche il fallo del neo entrato Eugenio Fanti. Diciamo che Ferentino non sta giocando in questi primi 5 minuti una gran partita, né in attacco né in difesa, ma Ciarpella sì, questo lo sta facendo sia in attacco che in difesa. I 5 punti dell'FMC sono tutti targati dalla guardia classe 1999. 5-2 per Ciarpella, che per fortuna diventa 6. Adesso la Supernova deve restare tranquilla, ci sta che inizialmente non facciamo canestro, però deve continuare a giocare sui suoi punti forti, come dare la palla spalle a canestro a Martino. Sappiamo che comunque ci porta punti e ci porta vantaggio. Staffieri importanti a tre punti per errore, Martino cattura il terzo, rimbalzo di giornata, va su ma sbaglia. Se il Supernova Fiumicino in settimana ha messo un cerchio rosso grande quanto una casa solo per Rullo, immagino che coach Lulli abbia fatto lo stesso parallelamente per Andrea Martino. Rullo con la bolending, occhio alla qualità del classe 90 abruzzese, palleggio, arresto, tiro da tre punti, solo rete, questo è Roberto Rullo, occhio non farlo riscaldare, il talento del 33enne lo conosciamo tutti, canestro che vale il più 6 per Ferentino, prima mini fuga di giornata per la FMC. Questo lo sapevamo, non lo dobbiamo prendere, è vero che c'è stato un cambio difensivo dove il nostro lungo Allodi è capitato sul Rullo, ha messo due piedi fuori dall'arco dei tre punti per difendere Allodi, che è quello che di solito gli allenatori chiedono, ma quando un giocatore fa canestro anche da 8 metri è comunque difficile da marcare. Primo momento di difficoltà, sicuramente coach Bonora chiama un giusto timeout e disponerà al rientro in campo. Bonora che prova a parlare con i suoi in questo frangente. Si gioca la gara in anticipo del 20 gennaio alle 18, tutte le altre domani in programma nella girone F di Binter regionale, dove la Virtus ospiterà l'Esperia Cagliari alle 17 al Palacentro, tutte in programma alle 18 le altre 4, dove il nuovo basket agrano riceve San Nilo Grottaferrata, la Carver Roma sfida Viterbo in una lotta al quarto posto, Isernia riceve Palestrina e Mondragone riceverà Val di Ceppo, e 2-8 il punteggio in favore di Ferentino alla Pala Supernova con l'unico canestro di Allodi nella prima azione, poi Fiumicino non fa canestro da 5 minuti e 40 secondi perché siamo ormai al sesto minuto. Fanti va su e realizza due punti. Questo 4. È quello che fa vedere Fanti.
l'esperienza, esce fuori dagli schemi, vede una difesa sbagliata e va a prendere il e dolci mani di Luca Bisconti, classe 1982, nel 2024 appena iniziato, spegnerà 42 candeline il pivot di Ferentino. Grilli dall'altra parte, lavora e il pallone lo mette in angolo per Staffieri che spara da tre punti. Martino col quarto rimbalzo di giornata, arma la mano di Fanti, importante la dribbla di Eugenio Fanti a bersaglio, 7-10, ci pensa professor Fanti a trovare un po' ritmo in attacco per un minimo in campo, 5 punti, ridà fiducia a Ferentino. Di certo Eugenio è quello che sì, a Ferentino, a Fiumicino. Di certo Eugenio è quello che è mancato a Fiumicino, sia come leadership che come difesa, letture, ma anche punti, perché comunque Eugenio è un giocatore che ha punti nelle mani, fa canestro. Recupera qui la palla però a formazione di Lulli che si riversa dall'altra parte con Giallero che è basso, troppo facile per uno come lui appoggiarne due nel layup. 7-12 Fiumicino che adesso deve provare ad alzare il volume anche in difesa, dove negli ultimi minuti Ferentino trova spesso volentieri la via della canestro. Staffieri che cerca di mettere in moto Allodi nel post basso, uno contro uno contro Guerlero, Allodi che torna fuori da Fanti, il post basso se lo gioca Andrea Martino con il tiro cadendo all'indietro, va a bersaglio, si è sbloccato Andrea Martino, occhio al numero 11 di Ferentino, la palla qui è uscita, Rullo si prova a buttare per terra, non ci riesce a tenerla viva, c'è, come dicevi, 8 minuti senza un punto di Martino era impossibile, una rarità. Infatti ne mette subito due a referto, punteggio che resta Fiumicino, recita Fiumicino 9 Ferentino 12, 3 lunghezze di vantaggio per Ferentino a 2 minuti e 18 dalla fine del primo quarto. Partita punto a punto che ci può stare contro una squadra esperta che comunque, ritrovando il suo allenatore, ha ritrovato sicuramente anche delle certezze e delle sicurezze. Poi, come dicevi, viene da due vittorie di fila, di certo vincere aiuta a vincere e dà delle certezze. 5 ribalzi nella partita di Andrea Martino, catturati fra l'altro in 7 minuti e catturati fra l'altro di questi 5, 4 nella sua metà campo offensiva, 4 offensivi e 1 difensivo per Andrea Martino che riceve il pallone e lo mette nelle mani di Staffieri per il nuovo attacco di Fiumicino. Martino con l'end off per Eugenio Fanti, passaggio consegnato per il veterano classe 91 che comincia a palleggiare, torna fuori Fanti che cerca e trova Pierino di Edu in angolo, appena entrato palleggia, arresto, tiro, errore di Piero, poi Staffieri al rimbalzo regala una seconda chance alla Supernova, è entrato anche De Baldi che mette il ritmo Fanti in angolo, poi Martino tallonato, francobollato da Bisconti, c'è il fallo del veterano Luca Bisconti. Buonora, e siamo cambia l'assetto della squadra, ha messo di Edu, quindi diciamo e Tebaldi. Più un 3, esatto, Tebaldi però ha cambiato Grilli, quindi come loro ci siamo, Edu cambia Allodi, quindi dà più spazio e sicuramente allarga il campo per la Supernova che adesso troverà maggior ritmo. Predilige infatti adesso un gioco perimetrale, Fiumicino con la tripla di Martino che prova ad aprire la scatola, non ci riesce, Martino che va poi da Staffieri in penetrazione, Staffieri si fa strada nel fondo, Valerio Staffieri con il canestro e il fallo, 11-12, con la grinta giusta è partito Staffieri, era un treno, non poteva fermarlo nessuno, treno che è arrivato al capolinea, canestro e fallo per il numero 16 di Fiumicino, classe 1992, ha girovagato un bel po' fra Firenze, Casale Monferrato, Eurobasket, le sue ex squadre. Staffieri con il libero del potenziale pari 12 lo manda a bersaglio quando mancano 94 secondi alla fine del primo quarto di gioco. Rossi, anche lui un altro veterano che ha giocato in Serie 2, Rullo sbaglia un rigore, Bisconti corregge lui la mira e riporta avanti Fiorentino. Fanti, playmaker di Tradate, Marco Rossi, classe 81, tripla tentata da Staffieri sbagliata, c'è il calcio di fronte giornale di Eugenio Fanti che prova a sfidare Marco Rossi. Una cosa che mi fa Samari molto osservato, ma una cosa fondamentale
perché Eugenio Fanti, questo è già il terzo rimbalzo offensivo che dà. La Supernova non è una squadra che va benissimo a rimbalzo offensivo, lo fa molto molto bene Martino, lo fa discretamente Giovanni Allodi, come esterni non andiamo tantissimo a rimbalzo, però Eugenio è una persona che nel suo ruolo garantisce tanti rimbalzi e soprattutto tante spizzate, che è il motivo per cui la palla resta viva e crea un extra pass per Fiumicino, che tra l'altro ha approfittato di questa cosa per mettere punti a Roberto. Adesso sbaglia il primo. Infatti con il primo tiro libero sbagliato proverà a riscattarsi nel secondo tentativo. Eugenio Fanti alza la parabola e realizza il 13-14, 1-2 dalla linea della carità per Eugenio Fanti. Marco Rossi porta lui il pallone in avanti, partito l'ultimo minuto del primo quarto, al palo Supernova comunque vada, sarà equilibrio quasi totale in campo con Rossi che va da rullo, occhio l'uscita di Roberto Rullo, fa saltare Staffieri, prova a punirlo con la tripla, bersaglio, piedino sulla linea, vale 2 il tiro della guardia abruzzese, 13-16 più 3 per Ferentino, che un po' si scuote dopo aver non segnato per 3 minuti, ne fa 16 nel primo quarto con l'ultimo possesso nelle mani dei giocatori di Lulli, che hanno un po' sistemato la mira in attacco, attacca De Baglio che sfida con l'Alti, fallo del giovanissimo l'asse 2003 confermato dall'anno scorso dopo la vittoria del campionato che ha riportato in interregionale Ferentino, formazione frusinate, adesso discrepanza di 8 secondi ma può spendere ancora un fallo Ferentino, così come lo potrà fare la Supernova nell'ultimissimo sesso di questo quarto. Fanti, palla persa ma la ritrova e serve Martino, cioccolatino da scartare, canestrone di Martino, la Supernova deve fare fallo adesso in questi 5 secondi perché ha un fallo da spendere, non lo fanno i ragazzi di Bonora, ma meglio ancora così perché il tiro di Rossi non pesca neanche il ferro. 15-16 dopo la fine del primo quarto di gioco, ci ha provato Marco Rossi, bravo Fanti a ostacolarlo. Fanti ha un po' cambiato la storia di questa partita, quando Ferentino ha provato a scappare è riuscito a trovare la quadra su entrambi i lati del campo Eugenio Fanti, 2 assist, 3 rimbalzi e 5 punti per il classe 6, 91 che ha fatto anche il tiro libero 6, 1 su 2 liberi, corretto. Esatto. Diciamo che la cosa che balza agli occhi è il fatto che la Supernova va molto meglio a rimbalzo d'attacco o comunque a rimbalzo in generale. Il problema è che sta tirando male, tira 1 su 8 da 3 col 13% e con 15 su 13 da 2 punti. Cosa invece Ferentino sta tirando col 53 grazie alle due bombe di Rullo, che in quei frangenti si vede comunque che è un giocatore di categoria superiore, che appena, ecco, diciamo sta a Fieri, è un difensore eccezionale per questa categoria, ma appena sbaglia un minimo, salta su una finta, Rullo lo pulisce subito. Partita tutto sommato gradevole, anche se non ci sono tanti canestri, e vediamo come rientra la compagine di Fiumicino nel secondo quarto. La curiosità che ecco l'hai analizzata anche un po' tu, e la Supernova sta dando paradossalmente meglio a rimbalzo offensivo che a rimbalzo difensivo. Io commento questo sport da 7-8 anni, non ho mai visto, siamo solo al primo quarto per carità, non ho mai visto che i rimbalzi offensivi superassero quelli difensivi, 8-6 la partita in favore degli offensivi in casa Supernova, perché Andrea Martino e Valerio Staffieri, che ne hanno catturati rispettivamente 5-3, ne hanno catturati 2 Fanti in attacco e Martino ne ha catturati 4 in attacco, quindi quasi tutti, cioè si è fatta per uno cada uno, e hanno catturati in attacco, ripartiti con Collatti che batte e riporta avanti i 3. Ferentino troppo debole per la difesa di Moglie, forse ha fatto un bel canestro Ferentino. Questa è la conformazione questa è la conformazione dell'attacco che Cosci Bonora probabilmente cercherà più spesso, con due guardie, un 3, un 4 e un 5. Ecco,
Riparlando del discorso rimbalzi, una nota positiva che sta facendo ultimamente, secondo me, molto bene Valerio Staffieri, che ultimamente sta andando a rimbalzo e lì prende, perché comunque è atletico, salta, ha tempo per rimbalzo attacco. Ha aggiunto anche questa cosa al suo enorme bagaglio tecnico, è una cosa che sicuramente può far piacere. Adesso purtroppo vorrei commentare l'infortunio di Vasco Rossi, che speriamo non sia niente di che. L'hai chiamato Vasco Rossi? Vasco Rossi, Marco Rossi, Marco Rossi. Speriamo nulla di grave per il buon Marco, carriera infinita per lui, il veterano, pronto a spegnere in questa annata. 43 cannelli, 3 dicembre 81, tradate in provincia di Varese. Questa è la carriera del veterano Marco Rossi. Buona difesa di Fiumicino, che costringe 24 Fiorentino. La Supernova, tranne il 2-0 iniziale di Martino, mi sembra non ha mai messo la testa avanti in questa partita. È corretto, che ecco, vediamo se adesso quantomeno trova il canestro del meno 1 o quello del pareggio con Tebaldi, che lavora il pallone, lo mette nelle mani di Diediu, deve tirare Pierino perché mancano 5 secondi con la penetrazione. Mostra i muscoli! Pier Diediu entra con la moto, finta, ha un tiro da 3 rispettabilissimo. Fiorentino lo sa, salta sulla finta, lui la punisce con una penetrazione. Galuppi, palla nelle mani di Visconti, che spara la tripla che si stappa sul ferro e va fuori. Panchi a rimbalzo, numero 4 di giornata, fa pari 2 con gli offensivi, catturandone la stessa quantità nella sua metà campo. Quella difensiva a Lodi contro Visconti, post basso fuori da Diediu, che ha trovato il primo canestro. Moyer ancora non ha trovato l'appuntamento col canestro in questa gara. Moyer attacca, cerca e trova Diediu, finta del 7, palleggio, arresto, tiro ed errore con Visconti, che va da Galuppi, poi fallo netto di Diediu su Polselli, che è un bel rebus da risolvere. Questo ragazzo classe 2001, che l'anno scorso ha assaggiato la B nazionale a Matelica, culminata con una retrocessione della stagione, però è un lungo molto molto fastidioso per questo livello, direi interessante. È uno di quei lunghi poderi, 2 metri, grande, buon fisico, saltatore, anche un discreto tiro, può giocare sia da 5 che da 4 e quindi sicuramente mette in difficoltà le avversarie, anche se qui le due, essendo battuto, fa un buon fallo, che come insegnano gli allenatori, mai prendere il 2 più 1, quindi un buon fallo. Tra l'altro Polselli sbaglia il primo libero, fa 1 su 2, fortunato nella seconda conclusione. Fiorentino avanti di 2 alla pala Supernova, si segna, si continua a fare una fatica tremenda sia da parte che dall'altra a trovare la via del canestro. Punteggio veramente molto basso, Fanti sotto il blocco di Allodi, poi continua a palleggiare, cerca e trova Moyer da casa sua, Steven Luke Moyer, la dripa che però si stappa sul ferro e va fuori, non si sblocca lo straniero di Fiumicino, 0 su 3 da 3 punti. Polselli contro Diediu, Alzellov, Polselli, ancora un fallo, azione fotocopia alla precedente, 2 tiri liberi ancora per Polselli, nello smile viene ricolpito da Pierino Diediu. Ecco qua forse Piero Grilli intanto dalla panchina della Supernova dice una cosa sacrosanta, mentre lo vedete inquadrato con la sua sigletta, dice oh, 4-0 i falli in 2 minuti e 40 secondi, è un dato oggettivo. Su cui però questi sono falli che ahimè ci stanno. Piero qua deve iniziare a lavorare prima, perché quando Polselli prende palla lì profondo vicino al canestro è comunque un giocatore da rispettare. Stavolta fa 2 su 2 San Polselli, 17-21 più 4 Fiorentino. Vedo Marco Rossi ancora un po' zoppicante, vediamo se riuscirà a rientrare in questa partita. Moyer da Fanti, tutto il blocco di Allodi, palleggio, arresto, tiro di Fanti, che regala 2 punti al popolo rossonero. È il suo tiro, è il suo tiro, e soprattutto dà una certezza su questo pick and roll. È un giocatore che gioca il pick and roll. Ciarpella batte Moyer, palla sotto per Polselli, fischio, vediamo l'indirizzo di chi stavolta.
fallo del numero 7, terzo di fila, terzo in un amen, tutti e tre su Polselli in tre azioni consecutive. Mi sa che vedremo Pierino nel secondo tempo. Esatto. Tre falli su Polselli, questo è un po' un dubbio, i primi due c'erano. E comunque, come dicevamo, un giocatore. Questo non lo condivido, sinceramente. Però appena ecco, entra Martino, quindi Fiumicino rialza il quintetto. Dall'altra parte invece Coach Lulli lo modifica perché rimette un 4 tiratori rispetto a un 4 più interno con Pozzelli. Visconti contro Allodi, va su, sbaglia. Allora adesso inizia a essere eccessivo con te, cioè 5 falli a 0 in 3 minuti no, e mezzo. Siamo a... Sì, 5 falli a 0. Forse sì, ci ha ingannato Daniele che prima diceva 4. Quindi 5 di Ediu, 6 ora di Allodi su Visconti, no, erano 3. Daniele ci ha fregato, Grilli. erano 3, sono diventati 5. Visconti in lunetta con 2 tiri liberi, ad ogni modo 5-6 cambia nulla, nel senso che sono passati 3 minuti all'inizio del secondo quarto. 5-0 è una cosa che si vede raramente, stiamo pensando che per me 3-4 c'erano. Forse il quinto direi di no. Sì, probabilmente c'era qualcuno pure dall'altra parte. Assolutamente. Però... Sì, ripete. Il secondo tiro libero. Ecco, vabbè. Di Visconti. Sì, diciamo, stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti con il commento della partita. 2 su 2. 19 a 23. 6 e 36 da giocare. Avanti va da Moyer, blocco di Martino, fuori da Eugenio Fanti, palleggio, arresto e tiro da 3 punti per Eugenio. Stavolta Allodi spinge nettamente al rimbalzo, questo è, c'è, ed è evidente. 3 falli in un amere per Diedu, 2 falli in un amere per Allodi, e sono 2 tiri liberi ancora per Ferentino. Ma da qui alla fine ovviamente la formazione ospite andrà in lunetta. Questa è una situazione tosta, questa tosta è... Sicuramente è un momento difficile per Fiumicino. In attacco siamo un po' contratti, non muoviamo tanto velocemente la palla, cosa invece Ferentino riesce a fare meglio. È un momento di difficoltà da cui la squadra di Fiumicino ha tutte le carte per poterne uscire. 19 a 23, time out. Problema per Fiumicino è la percentuale da 3 punti, tira col 10%. Le partite di pallacanestro, se tiri col 10% da 3 punti, non le vinci mai. Sì. Soprattutto adesso, dove nel primo quarto avevamo netta superiorità a rimbalzo, adesso Ferentino ha aggiustato questo particolare, i rimbalzi si stanno pareggiando. È anche vero che se in un quarto gli arbitri fischiano 7 falli da una parte e 0 da un'altra, questi sono i tiri liberi 5-6 del secondo quarto, quindi comunque fare punto a cronometro fermo è un vantaggio che Ferentino adesso sta concretizzando, sta capitalizzando. Arbitraggio sicuramente poco casalingo, mettiamolo così. Gerlero e Lonetta pronto con 2 tiri liberi. Ringraziamo i nostri sponsor che ci permettono di andare in diretta e li vedete in sovraimpressione nella nostra diretta YouTube. Gerlero, pizzico di fortuna a bersaglio col primo tiro libero, buono anche il secondo, più 6 per Ferentino che guaglia il massimo vantaggio e guaglia il 2-8 iniziale, dove la tripla di Rullo aveva portato sul più 6. La compagine Ciociara, Moyer da Grilli in angolo, Daniele da 3 punti, la tripla che scheggia malapena il primo ferro. Ferentino controlla il ribalzo, polvere sbagliata ancora, questo era un buon passaggio skip di Moyer, ha lasciato 1 su 11, diventa 9% scarso da 3 punti per Supernova. 19-25 con Ciarpella che va da Rullo, occhio Roberto Rullo che andrà al tiro sicuramente perché mancano 3 secondi, ci prova da 3 punti lo specialista ma sbaglia. Grilli a rimbalzo per Fiumicino, Moyer prova a cercare Allodi sotto da Martino che segna e subisce fallo. Ci pensa sempre Andrea Martino, quando questa squadra è in difficoltà si va sempre da Andrea Martino, la trama offensiva
e cercarlo nello smile, lui fa fatica a non fare canestro. Questo però tanto merito del canestro va anche a Giovanni Allodi, che riconosce la marcatura quasi tutta tre quarti avanti di Gerlero su Martino. Martino prende bene posizione e Allodi conclude un triangolo offensivo con un passaggio veramente d'oro. Diventano 7 i punti di Martino, ne fa 3 in un amen, riporta a meno 3 Supernova Fiumicino con Polselli. Galoppi che porta avanti il pallone, la mette nelle mani di Gerlero, l'uscita di Ciarpella, occhio al Cassio 99, palla nelle mani di Roberto Rullo che consegna la sfera a Gerlero. Forse erano passi qui della guardia abruzzese e il gancione di Visconti a bersaglio. Tolgo il forse. Beh, queste però sono cose che in Serie B passi, se i falli sono oggettivi, sono soggettivi, quindi magari qualche volta ci può essere uno sbaglio. Camminare con la palla in mano, ecco, magari. Moyer va da Martino, deve inventare Andrea Martino che sbaglia. Da sotto Gerlero, da Ciarpella, palleggio, arresto, tiro e canestro. Per la prima volta 3 possessi di vantaggio per Ferentino, si becca il tecnico Martino o Bonora, sì, uno dei Martino, due. Penso Martino, esatto, visto l'11. Tecnico per Martino, 22-29, 3 possessi di vantaggio per Ferentino, Rullo e lunetta con libero potenziale del più 8. Manco a dirlo, non si muove neanche la retina. Le mani di Rullo non tremano. Fiumicino che deve adesso non deve cadere nel panico, non deve iniziare ad attaccare a testa bassa con iniziative personali, ma deve continuare a seguire comunque il piano partita, andare sulle sue certezze. Però di certo Ferentino con questa difesa asfissiante sia su Moyer che sui ricevitori non la sta facendo giocare con serenità. Martino che va da Daniele Grilli, cercato all'Odi, Moyer una finta, poi cerca Martino lì sotto, 2 liberi in arrivo per Andrea Martino. Bonora chiede fallo antisportivo. Adesso ci neanche stiamo, 2 liberi, sì. Ecco, dobbiamo stare calmi. Sono passati solo 16. Moyer va su, se lo dimentica la difesa di Ferentino, si sblocca l'uomo nato negli States. 24-30, primi 2 per Luke Steven Moyer. Speriamo che questo canestro gli dia fiducia e inizi a segnare anche alla lunga distanza, perché è un giocatore che comunque serve a Fiumicino, serve tanto. Visconti va da Ciarpella, un secondo per tirare, palla sotto per Polselli, il tiro era arrivato il tempo utile, dicono gli arbitri, Ciarpella con la tripla che non va. Vabbè, diciamo, ma l'arbitraggio, fallo di Martino, ragazzi, erano passati 24 secondi, non se ne sono accorti neanche questo. Diciamo che ecco, mandare forse arbitri un po' più adeguati per una partita importante così sarebbe preferibile. Questi erano i 24 secondi, non hanno fischiato 24 e hanno fischiato fallo a Martino. Ma soprattutto fallo di Martino, che lo possiamo dire tranquillamente, l'uomo più importante della Supernova, che sicuramente non è il primo, devo vedere se è il secondo o il terzo. È il secondo, quantomeno. Prima il tecnico. Sì, tecnico e ora il secondo, però resta l'errore grave dei 24. Quindi rimbalzo catturato poi in attacco da Ferentino, non ci sarebbe stato, e non ci sarebbe stato il fallo di Martino, e non ci sarebbero stati liberi per Polselli, e questa è l'economia della gara, costa un fallo in più a Martino e un punto in più a Ferentino, ma Polselli che fa 1-2 e riporta comunque a più 7 con 3 possessi di vantaggio, formazione frusinata, 7 punti non sono nulla in una gara in cui non si fa canestro mai. Nulla non sono. Moyer con la tripla che però non va. 0-4. Può e deve fare di più. Non può essere questo Steven Luke Moyer. Beh no, purtroppo no. Deve sicuramente alzare le percentuali, deve essere un fattore offensivo più importante.
Visconti, rimbalzo Martino, all'Odi da Moyer, Grilli cerca Martino in posto contro Polselli, Martino va su, sbaglio. Ecco, questo Andrea purtroppo qua non deve cadere nel fatto che gli altri non fischiano palle, attaccare a testa bassa. Dobbiamo mantenere la calma, la partita è lunga, 7 punti non sono tanti. Rullo col suo ball ending, prova a sfidare Martino, si butta dentro, Rullo arma la mano di Visconti in angolo, importante la tripla di Luca Visconti, un errore Martino, rimbalzo, fischia contesa l'arbitro con la freccia che dice Fiumicino a 3 minuti scarsi, 2 minuti e 33 alla fine. Questa era contesa, era? Cioè, ha fischiato contesa, ha fischiato. Allodi da Fanti. 2:27. Purtroppo poi diciamo con certe situazioni l'imparzialità viene meno, ci scusiamo se a casa ci ascolta, però in effetti. Fanti con la prenazione prova a bruciare Ciarpella, Eugenio Fanti tira e sbaglia a prendere in base in qualche modo. Eugenio Fanti, due liberi in arrivo, non lo freghi mai a rimbalzo, può essere più piccolo di te quanto vuoi, non riesci a prendergli quel pallone. Poi diciamo che per Fiumicino per guadagnare un fallo ne devi subire tre, però al terzo fallo l'arbitro giustamente ci riconosce il fallo. Comunque sempre percentuali molto basse per Fiumicino. Direi impietose, siamo sull'8%, 1 su 12 dall'arco, sì. Sommando la tripla di Moyer che in questo momento su Fipstats non c'è. Sì. 1 su 12 da 3 punti, tira con il 30% Ferentino. La lotta a rimbalzo la dominava Fiumicino al primo quarto, erano 14-8, adesso è 20-17 e quindi è più in equilibrio la gara da quel punto di vista. Adesso Fanti ha due liberi importanti che possono portarlo potenzialmente in doppia cifra se li realizzasse entrambi. Eugenio Fanti che ha quota 8 punti ed è l'unico a fare canestro, sì, assieme oggi, a Martino oggi in questa squadra. Abbiamo un problema offensivo, abbiamo un problema di circolazione della palla. Ferentino gioca, anticipa molto il primo passaggio, segue su tutti i tiratori, quindi fanno fatica a uscire liberi, spesso cambia e noi ancora non siamo riusciti a trovare la chiave di volta per battere questa difesa che comunque è molto organizzata. Gita e lunetta per Eugenio Fanti, 24-31 liberi, segna il primo. Siamo 25-31, mancano 2:12 da giocare, poi sarà intervallo lungo. Fanti 2 su 2, eccolo qui Eugenio Fanti, in doppia cifra, 10 personali per il cassero 91 romano, conditi anche da 5 rimbalzi e 2 assist. Galuppi, guarda le mani di Rullo, poi il post basso di Visconti, 1 contro 1 contro Allodi. Conti prova ad alzare il gancio, realizza. Ma questo l'ha sempre fatto bene, lo faceva bene in A2, lo faceva bene in B1 e continua a farlo bene anche in serie. 26-33, donna più 7, ripristina i tre possessi di vantaggio. FMC, basket Ferentino, Moyer riceve il pallone, cerca e trova Allodi sotto da Martino che va su, sbaglia. Fallo di Rullo, 2 tiri liberi quando mancano gli ultimi 90 secondi. Continuiamo da a giocare ai nostri due lunghi che hanno un'intesa molto invidiabile, un'intesa. Giovanni Allodi vede Martino subito, è appena Martino Allodi si è il playmaker nascosto di questa squadra, il facilitatore. Però oggi tolto il primo canestro che è stato il suo, si è preso pochi tiri, si è preso. È un giocatore che comunque anche segnando poco è preziosissimo per Fiumicino, per difesa, centimetri, leadership silenziosa, rimbalzi. È anche un ottimo passatore. Assolutamente, questo sicuramente. Sempre sì, 2 su 2 Martino.
10 Fanti, 9 Martino, 9 il resto della squadra. Questo è il discorso offensivo per Supernova Fiumicino. Adesso deve fare la differenza dal punto di vista difensivo, dove Fanti ringhia su Roby Rullo, che con la penetrazione ci prova in qualche modo, poi è costretto ad andare fuori da Visconti, che si arresta e tira da tre punti con l'errore all'Oyer in balzo. Poi Moyer, in angolo c'è Grilli, Moyer va in penetrazione, cerca e trova Martino, che rimette la palla nelle mani di Eugenio Fanti. Deve accelerare Supernova, 14 secondi alla fine di questo attacco. Fanti prova a cercare Moyer, si va da Martino. Secondo fallo di Rullo in un amen su Martino. Bonus esaurito, due tiri liberi per Andrea Martino. Vediamo se il secondo e il terzo di Roberto Rullo nella sua giornata. Fallo di Rullo. Il tavolo non segnala, ma questo è probabilmente cambio. Il secondo. Ecco, sì, secondo fallo di Rullo. Lo toglie ovviamente coach Gianluca Lulli, onde evitare guai peggiori. Anche se vuoi, se vuoi sentire un mio parere, a 52 secondi dalla fine, come Rullo io lo lascio sempre in campo. Però meglio per la Supernova che coach Lulli non la pensa come me. Martino segna il primo, Martino e Fanti, 10 cada uno, entrambi in doppia cifra. Prova con loro due la rimonta la Supernova. Fase 11 per il numero 11 di Fiumicino. E riporta la Supernova a un possesso di distanza. Questa difesa è 30-33, bisogna difendere. Visconti, da Polselli, poi Galuppi. Cercano e trovano Tommaso Serra da tre punti. Per il ragazzo classe 2006, nemmeno maggiorenne, 17 anni. Per lui punisce con la tripla Moyer, va da Martino, poi Fanti gioca un po' col cronometro per lasciare il meno possibile tempo a Ferentino. Fanti lunetta con due tiri liberi per operare il controsorpasso sul compagno Andrea Martino. Diciamo che la Supernova in attacco ha giocato due quarti pressoché identici, 15 nel primo, 15 nel secondo, anche se adesso Fanti c'ha due tiri liberi, li ha persi entrambi, la Supernova i due quarti, 15-16 il primo, adesso sta prendendo 15-20, può andare massimo 17-20, onde serve qualcosa in più. Esatto. Sicuramente nel secondo tempo Fanti servirà qualcosa in più per Fiumicino se vuole portare a casa un risultato positivo. Fanti va a 11, Fanti va a 12. Tolto un canestro di Moyer, Fiumicino ha segnato solo con Fanti e Martino in questo secondo quarto. Stanno ancora a proteste, vediamo i giocatori di Fiumicino contro gli alberi, che ecco, non sono riusciti a tenere in pugno questa partita, anche se le squadre si stanno comportando in maniera esemplare. C'è molta correttezza in campo e speriamo nel secondo tempo un arbitraggio quantomeno più chiaro, ecco. Non, assolutamente non vogliamo che l'arbitro avvantaggi Fiumicino, ma neanche che la svantaggi. Quindi 17-20 in questo secondo quarto, ma c'è sicuramente da difendere. 32-36, 13 secondi abbondanti alla fine di questo secondo quarto. Vediamo un po'. Questa è una difesa importante. Rientrare nello spogliatoio con solo 4 punti di vantaggio farà sicuramente una difesa fondamentale. Quindi il coach Bonora mette i suoi specialisti difensivo, toglie Martino che ha due falli. E coach Lulli sembra rimette Guerlero. Ovviamente Guerlero è aggiunto Roberto Rullo. Esatto. Tanto è un possesso offensivo, quindi a meno che non faccia falle in attacco è tranquillo. Cominciato ora l'ultimo possesso di questo secondo quarto. Ferentino ha 3 secondi per tirare, la mette in angolo per la tripla che va a bersaglio, segnata da
Giorgio Galuppi, 3-2-3-9, Ferentino più 7 al intervallo lungo con tre possessi di vantaggio. Il pro- Supernova da 3 punti, 1 su 12, Eugenio Fanti, il resto sono stati 11 errori. Esatto, non ci voleva questo, non ci voleva questo canestro all'ultimo, e adesso vediamo come coach Bonora ricaricherà la squadra per il secondo tempo. Ci sentiamo fra 10 minuti per il secondo tempo di Supernova Fiumicino, FMC Basket Fiorentino.
siamo pronti a tornare dentro Supernova Fiumicino FMC Basket Ferentino 32-39. Caro Checco Gori, una partita equilibrata, però un po' meglio Ferentino nel complesso, che è leggermente scappata nel quarto finale. Decisamente meglio Ferentino, ma questa è una partita che è fondamentale per la Supernova. Supernova dove ha peccato, diciamo, nel settore esterno, perché Moyer, Tebaldi e Grilli hanno fatto 5 punti in 3. Sì. Sì. Devono produrre di più. No, Moyer, Tebaldi e Grilli hanno fatto 2 punti in 3. Cioè, due punti di un terzo di canestro ciascuno. Esatto. Nel senso che ha fatto canestro Moyer, Tebaldi e Grilli 0. Sicuramente va dato merito. Ma in generale nessuno ha fatto 2 canestri in casa Supernova. Ripeto, nessuno, tolti Fanti e Martino. E non puoi vincere una partita con 2 giocatori che fanno canestro e gli altri 6, visto che la rotazione sembra ufficiale anche oggi essere 8. Esatto, gli altri 6 non. E gli altri 6 ne hanno fatto 0 o 1. E questo non va bene. No, questo non va bene, anche perché toglie. In attacco e in difesa non puoi prendere 39 punti a casa tua, perché siamo in proiezioni 80, 78 se dovessimo fare un banalissimo per 2. E nella pallacanestro la mission è sempre quella di tenere l'avversario sotto i 70 punti. Sì, anche perché possiamo dire che nel primo quarto questa cosa era riuscita al Fiumicino, perché il primo quarto aveva preso 16 punti. Quindi comunque, sempre se moltiplichiamo, 16 per 4 arrivano a 64, e 64 punti in casa va bene difensivamente. Nel secondo quarto ne abbiamo presi 23 e obiettivamente 23 sono troppi. Quindi dobbiamo ripartire sicuramente dalla difesa. La difesa che ci può dare certezze, ci può dare contropiede, cosa che è mancata a Fiumicino. Però poi offensivamente qualche giocata di talento, qualche giocata di lettura per portare a casa canestri anche facili è richiesta ai giocatori di Fiumicino, che tra l'altro hanno tutto il talento per poter fare delle giocate del genere. Io sicuramente mi aspetto un Daniele Grilli che in questo secondo tempo farà canestro, che è un giocatore, come diciamo prima, se prima Fiorentino ha giocatori che hanno giocato in serie più alte, dall'altra parte nostra Daniele è un giocatore che comunque ha calcato a crescendo. Decide di rientrare senza Moglier in campo coach Davide Bonora, mentre Gerlero, Galuppi, Polselli, Rullo e Ciarpella, e quindi il suo starting five di fatto, coach Lulli lo conferma interamente alla ripresa. Sì, ha fatto partire Bisconti dalla macchina, poi una volta che è entrato Bisconti non è più uscito, quindi potrebbe essere anche un modo per gestire i minuti del 42enne di Ferentino. Mentre il 43enne di Ferentino, Marco Rossi, però 42 Bisconti e 43 Rossi li devono ancora fare, sì. Quindi. Diciamo 41 e 42 per ora. Siamo entrati, ecco, nel 2024 nel loro rispettivamente 42esimo e 43esimo anno. Marco Rossi, dicevamo, è venuto proprio qui sotto la nostra postazione a chiederci del ghiaccio, che ovviamente abbiamo subito dato al playmaker Varesino, Borgomanero, Novara, Veroli, Iesi, Sant'Antimo, Viola Reggio Calabria, Montegranaro, Venafro, Bisceglie, Salerno, e dal 2021, terza stagione consecutiva, in quel di Ferentino. C'è da sistemare un attimino il discorso relativo ai canestri prima di tornare in campo per questo terzo quarto. Verificano le misure gli arbitri, sia da un lato che dall'altro. Il regolamento, ricordiamo, è 305. Sembra che abbia fatto un cenno di ok l'arbitro, quindi tutto ok col primo canestro. Vediamo il secondo con i factotum di casa Supernova, Enrico Vitolo e Roberto D'Emilio. Verificano ancora, coppia d'oro, assolutamente.
e anche qui è tutto ok. Scuola della testa e dal via per ripartire. Enrico ha detto sì. Ha detto sì? Allora a posto, quindi 32-39, 18° turno di campionato, vogliamo vedere un'altra supernova, vogliamo vedere un altro piglio, sia in attacco che in difesa per i rossoneri di Bonora. Palla nelle mani. Ricordiamo anche che Fiumicino si gioca a porte chiuse, quindi probabilmente anche l'assenza del pubblico può incidere, sì. Può incidere. Comunque anche contro Carver è stata una gara molto spenta, una gara molto equilibrata. Vediamo cosa accade oggi contro Ferentino, dove forse per la prima volta in casa la Supernova è sotto all'intervallo lungo, costretta a inseguire Fanti, la ruba per un attimo, è cambiata la faccia della Supernova già da questi primi 3 secondi. Recuperato il pallone, però 14 secondi per attaccare. Dal playmaker che parte la difesa, Eugenio l'ha messa subito in chiaro. Siete d'accordo su questi 14 secondi per l'attacco? Sicuramente non la sai interpretare, manco tu questa situazione. Rimessa alla ferma, si danno è giusto. Allodi, post basso, fuori Martino, la ritrova Andrea Martino. Allodi deve andare su, canestro di Giovanni Allodi, è il primo, tolti Fanti e Martino, a regalarci 2 gioie quantomeno, 2 canestri per Allodi, valgono 4 punti. Bisogna tornare in difesa, bisogna alzare il volume, mettere l'interruttore sul tastone anche dal punto di vista difensivo, dove Rullo mette la palla nelle mani di Guerrero, poi Polselli, end off per Rullo da 3, Roberto Rullo, piedi sulla linea come prima, 2 punti non 3. Sì, vediamo anche la panchina di Fiumicino presente, certo questo canestro di Rullo allo scadere gela un minimo la piccolissima inerzia che si è creata. Martino in penetrazione, va su, sbaglia, Allodi prova col tappino, non va, Ciarpella dall'altra parte, serve Galuppi, penetrazione di Galuppi contro Fatti, va su, Giorgio Galuppi, 3-4, 4-3, più 9. Peggio, Palindro. Palindro. Grilli da Martino. Martino da Staffieri, falli in attacco. Della Supernova Fiumicino. Era entrata con un altro piglio la Supernova, poi si è sciolta e questi 2 minuti iniziali un po'. È il terzo personale per Andrea Martino. E per Giovanni Allodi, sì. Problema falli per Allodi, che ha quota 3 falli. Comunque la Supernova tiene alta la difesa, deve alzare l'intensità, deve alzare l'intensità per poter recuperare questa partita, perché a ritmo lento, come dicevamo anche nelle precedenti partite, 9 punti a questo ritmo sono tanti. Assolutamente sì. Guerrero va da Rullo, palla sotto per Polselli che sfida Allodi, sotto da Rullo, forse infrazione di palla, difende forte Fiumicino, Rullo perde la maniglia, perde il pallone, perde il possesso offensivo dell'FMC che torna in difesa con Fanti che attacca, palla nelle mani di Staffieri, Allodi poi ad attaccare, perde ancora un pallone Fiumicino in attacco con Ciarpella che va da Guerrero, l'ex straniero di Sora, palla sotto per Polselli che attacca Allodi, va fuori a cercare Ciarpella, frazione di passi per Francesco Ciarpella, leggermente in ritardo, si arrabbia la panchina di Ferentino, ma sembrava esserci qui l'infrazione di passi di Ciarpella. È strano vedere Ferentino a 14 punti, una squadra così compatta ed esperta come la FMC, lì giù in classifica. Staffieri riceve, torna da Fanti, si torna da Staffieri in angolo, poi Martino in post basso, però vedi la Supernova non accelera mai in attacco,
un Martino che va su e sbaglia, ma è troppo prevedibile forse la trama offensiva dei ragazzi di Bonotto. Decisamente, anche perché comunque Martino con Pozzelli non riesce a fare la voce grossa, come dice. Sbaglia Ciarpella, un rigore, Grilli va da Fanti, Staffieri da Martino, subisce un fallo. Diciamo in questo frangente siamo un po' monotematici. Assolutamente sì. La palla sotto ma in maniera troppo scolastica, quindi la difesa lo sa, si adegua, posso raddoppiare. Mentre ecco, ci vorrebbe un po' più di fluidità. Poi questo livello qui, 9 punti, a questi ritmi qui, 9 punti sono veramente irrecuperabili se non alzi la percentuale da 3 punti della tua pericolosità perimetrale. È impossibile vincere una partita da canestro con un solo tiro segnato da 3 punti, quello di Fanti nel primo quarto. Ecco perché adesso Staffieri ci prova a mettersi proprio da 3 punti! Non dire che non te l'avevo detto, eh! Non lo dire. È vero, non lo dire. Non lo dire. Grande Staffo. Meno 6! Soprattutto oltre il tiro, una buona azione generale con ritmo, un buon pick and roll. Assolutamente. Polselli! Va da Guerrero, step back da 3 punti, importante errore, Grilli a rimbalzo, secondo consecutivo, deve correre Fiumicino. Con Dani Boy che porta poi in avanti l'ex Viola Reggio Calabria, Barcellona, Perugia e Firenze fra le tante, prende un colpo il terzo fallo di squadra di Ferentino, seconda bomba di giornata per la Supernova Fiumicino, l'ha messa dentro Valerio Staffieri. Beh, certo, sesto punto personale. Tirare col 9% per tutta la partita è comunque... Adesso è diventato 17. E il 40-102 è comunque poco. Martino ci prova anche lui da 3 punti! Andrea Martino! Da quando ho parlato i ragazzi sembrano avermi sentito. Sì. Meno 3, ma bisogna andare in difesa. Polselli punisce col jumper. 40-45, 5 punti. Che non sono 9 e soprattutto... Se giochi alzando il volume in attacco, alzando il ritmo, diventano pochissimi, sia 5 che 9 che 10. Palla sotto per Allodi che riceve, poi scarica fuori per Fanti, importante, metta a posto i piedi, spara da 3 punti! Professor Fanti! Meno 2! Mettere l'accento più sui canestri che alla conclusione sul movimento palla. Finalmente abbiamo fatto 3 azioni in cui abbiamo dato ritmo e abbiamo mosso la palla. Rullo con lo step back da 3, errore, Martino a rimbalzo. Corre in contropiede Fiumicino, c'è Staffieri che prova a sparare ancora da 3 punti, non va. Era la bomba del potenziale sorpasso, Galuppi perde la maniglia, complice l'aiuto di Eugenio Fanti, scappa dall'altra parte, il numero 6 della Supernova in terzo tempo va su, sbaglia ma prende il rimbalzo, ci riprova. Che giocatore, quanto ci è mancato, posso dirlo? Tantissimo. Quanto ci è mancato Eugenio Fanti? Ci dà verticalità, ci dà contropiede, ci dà difesa, palle recuperate, rimbalzi d'attacco. Un giocatore che fa tutto, veramente fa tutto. Speriamo che piano piano, e ricordiamo tra l'altro che viene da un mese in cui si è allenato poco e niente, quindi sta ben lontano dal proprio 100%, quindi ha anche ampi margini di crescita. 11-4 il parziale della Supernova Fiumicino in questi primi 4 minuti e mezzo abbondanti di terzo quarto, e soprattutto un pesantissimo 3 su 3 dall'arco. Le ultime 3 conclusioni tutte e 3 a bersaglio. Vi ricordate il famoso 8% da 3 punti della Supernova? È diventato 27 in un amen. E quando chiaramente una squadra, adesso una squadra c'è da migliorare un altro dato, quello da 2 punti, Fiumicino tira con il 40%. Certo, meglio un 40% da 2 che un 9% da 3. Questo sì, sono entrambe 2 percentuali basse, una bassa e una bassissima. Una per fortuna è un vecchio ricordo, però che ecco. Esatto, ecco, io non vorrei parlare, però con questi due tiri Eugenio potrebbe pareggiare la partita. E ricordiamo che tolto il 2-0 iniziale, Fiumicino è sempre stata sotto, quindi anche a livello psicologico poter vedere il punteggio in parità dopo che è stato sotto di 9 a inizio, anzi anche sotto di 11 a inizio terzo quarto, può dare di certo molta fiducia ai ragazzi di Fiumicino.
Ne ha segnati 15 di punti Eugenio Fanti, che adesso vuole lunette. Ne ha segnati 14 Andrea Martino. Significa che hanno segnato il 67% del fatturato offensivo della Supernova. Il duo Fanti Martino. A mente o ha usato la calcolatrice? Entrambe. Sì, a mente con la calcolatrice. Comunque Fanti può, come dici tu, impattare. Quota 45, però non lo diciamo più. E può portare la premiata ditta Fanti Martino al 70% dei punti segnati della Supernova, che sarebbe veramente un qualcosa di eclatante. Continua a riposare in panchina Moyer. Abbiamo detto due volte questa cosa e Eugenio si sbaglia al primo libro. Non parleremo mai più. Fanti in lunetta col secondo tiro libero a bersaglio. E comunque meno uno. E due minuti fa non l'avremmo mai potuto pensare. Adesso porta il pallone in avanti. Per questo va la canestro dello sport più bello del mondo. Non si capisce mai di che morte morire. Ciarpella da Biscotti, end off per Rullo. Occhio all'uscita di Roberto Rullo, che cerca e trova Biscotti, tiro alla portata. Il numero 47 che però sbaglia. Sesto rimbalzo di giornata per il numero 6 della Supernova, e ovvero Eugenio Fanti, che quando decide di accelerare è veramente un fattore. Quarto fallo di squadra per Ferentino. Da adesso in poi, negli ultimi 5 minuti scarsi della gara del Pala Supernova, saranno tiri liberi per i locali rossoneri. Bravo a Staffieri, che come si dice, un click di difesa sull'uscita dai blocchi di Rullo, che non gli ha fatto prendere la palla per 10 secondi. Staffieri va da Grilli, Grilli va da Fanti, cercano sempre il numero 6. Ibonora Boys, dribla di Fanti sbagliata. Resta avanti nel discorso Ferentino con Ciarpella, che scarta Grilli. Fallo di Daniele Grilli. E allora 4 minuti e 32, torna Luke Moyer, ha bisogno dei suoi canestri Fiumicino, che ecco. E di certo torna una squadra più viva, quindi ne potrà beneficiare anche lui. Lo usa da play o lo usa da guardia? Lo usa da guardia. Da play? Da guardia. No, da guardia. Infatti del genere deve giocare da guardia, anche perché dal mio punto di vista lui è agevolato dal giocare da guardia. Rullo con le mani in faccia di Staffieri, errore. Allodi, si sono raffreddate le mani dall'arco dei giocatori di coach Luca Lolli Martino. Da Giovanni Allodi attende l'uscita di Steam. Luke Moyer mette la palla nelle mani di Eugenio Fanti, prova a buttarsi dentro il numero 6 in post, cerca Moyer, extra pass armata la mano di Andrea Martino, che spara da tre punti ma sbaglia. Ciarpella controlla il rimbalzo e riparte il numero 22 di Ferentino, fuori da Bisconti, cercano e trovano Rullo. Bravo Staffieri con la grande difesa, costringono i ragazzi di Bonora ad andare da Ciarpella. Penetrazione di Ciarpella, fuori da Bisconti c'è poi Galuppi lì sotto, ritrova il pallone Polselli che va su. Fortunato, sì. Più fortunato che bravo, però si è fatto trovare pronto al momento giusto. Una super difesa Supernova. 3 minuti e mezzo da giocare. Fanti da Moyer, vuole andare in archivio anche questo terzo quarto, non da Moyer ma da Martino va Eugenio Fanti. 10 secondi per andare al tiro, deve accelerare Supernova con Staffo che palleggia, tira da 3, subisce il contatto di Roberto Rullo. Terzo fallo per il numero 33, 3 tiri liberi per mister Valerio Staffieri. Sì. Diciamo che, ecco, come magari prima avevamo criticato l'arbitro, anche questo non so se aveva la visuale migliore, però tre tiri liberi, Staffo fa lunetta, ha avuto coraggio a prendere il tiro, mancava poco, era un tiro che doveva prendere, anche perché questo è anche il terzo fallo di Roberto Rullo, quindi una buona notizia per il Fiumicino, ma niente, non riusciamo a fare canestro della lunetta. Una gara adesso tornata a viaggiare sui piani dell'equilibrio, diventa fondamentale trovare canestri a cronometro fermo. Staffieri quantomeno, e il secondo lo segna. Mentre Fipstats continua a sbagliare, perché dice 44-48, siamo 45-47, ha tolto un punto a noi, l'ha aggiunto uno a Ferentino. Staffieri 2 su 3, meno 1 nuovamente per la compagine di Bonora. Ad arrivare a pareggio. No, 3 minuti e 23 secondi alla fine del terzo quarto. È comunque un terzo quarto ad appannaggio locale fin qui.
Rullo contro Staffo, si rinnova il duello, fallo. Ah, quarto di Allodi, caro Checco. Questo l'aspettava. Torna Pier Diediu in campo, che ne ha tre di falli. Si è fischiato tantissimo in questa gara. Sì. Percentuale di tiri liberi. Una gara lunga. 82% per Fiumicino, che comunque, tolti i due errori di Fante Staffieri, gli altri li ha tirati bene. 14-17. Partiti ora. Gli ultimi tre minuti di questo terzo periodo con Galuppi, che consegna la palla nelle mani di Bisconti. Rullo, gioca dalla piccola, si fa strada per la tripla che scheggia malapena, il primo ferro va fuori, poi Galuppi è bravo a tagliar fuori tutto e tutti. Purtroppo una super rimbalzo, due liberi. Ieri viene pianificata dal rimbalzo d'attacco di Galuppi. Staffieri sta facendo una grandissima, sì, partita, sì, decisamente soprattutto in difesa, ma in attacco ha fatto 8 punti. Il terzo miglior marcatore dei suoi in una giornata in cui si fa veramente tanta fatica a trovare la via dal canestro. Mette dentro Sergio Collalti, il classe 2003, toglie Roberto Rullo. Questa è la mossa di coach Gianluca Lundi. Due liberi in arrivo per Canuppi, a cronometro fermo. 12-9 dopo il primo tiro libero di Galuppi in questo terzo quarto. Tiro esteticamente non impeccabile, però l'importante è che va dentro. Il mancino di Fiorentino fa 1-2. 1-2, abbiamo la palla del pareggio o del sorpasso potenziale. Martino con la penetrazione si butta dentro, trova il pareggio Andrea Martino, se la vede lui. 48 pari, 16-9. Fallo di Moyer. Questo è un fallo che, diciamo, evitabile. Un uomo d'altri tempi non sa da fare, perché questi sono due tiri liberi. Una volta che troviamo il pareggio non possiamo spendere questi falli stupidi per mandare di molto a Fiorentino. Due liberi in arrivo per Fiorentino, perché come hai detto tu c'è la situazione in bonus, Ciarpella segna il primo. 48-49, a 2-28 alla fine del terzo quarto. Ciarpella 2-2, non trema la sua mano. 16-1 Fanti Martino, esattamente 2/3 dei punti segnati dalla Supernova Fiumicino. Moyer, vediamo cosa è 2055, prova a buttarsi dentro Steven Luke Moyer, cerca Fanti lì sotto ma non riesce a pescarlo. La partita numero 55, la partita un po' complicata, è complicata oggi, sì. 48-50, Galuppi da Sergio Collalti, il giovanissimo classe 2003, va fuori a cercare Luca Bisconti lontano da canestro, il pivottone di Fiorentino. Poi Ciarpella contro Moyer, Ciarpella va su, difende bene stavolta Luke Moyer. Poi va da Fanti, la Supernova dopo il rimbalzo catturato. Eugenio Fanti arma la mano di Grilli che fa saltare l'avversario, palleggio, arresto, tiro. Con Ciarpella che con questo rimbalzo cominciano ora gli ultimi 90 secondi di terzo quarto. Collalti pensa per un attimo a tirare i punti, preferisce andare da Bisconti. Occhio al gancio cielo del veterano Luca Bisconti, alza la parabola e segna. Quando alza la mano da quella mattonella, spesso e volentieri trova il fondo della retina. Luca Bisconti, 4-8-5-2, 1 minuto 8 secondi alla fine del terzo quarto. Fiorentino conduce con 4 lunghezze di vantaggio. Martino, finta di tirare da 3, va da Fanti Fiumicino, mette a posto i piedi Eugenio Fanti, spara la tripla! A bersaglio, urla un dai! Grosso quanto una casa, 5-1, 5-2, fate 19 per Eugenio Fanti con 7 rimbalzi e 3 assist. Meno 1 Fiumicino, Ciarpella, palleggio, arresto, tiro da 3 punti. È un regalo per il popolo frusinato. 5-1, 5-5, ripristinati 2 possessi di vantaggio. Ultimi 25 secondi, ultimo possesso in attacco per
Fiumicino, discrepanza di circa 8 secondi fra un cronometro e l'altro. Martino prova a battere Visconti, dai e vai con Eugenio Fanti, fuori da Diediu, mette a posto i piedi il numero 7 che spara la tripla, mandata a bersaglio, eccolo qui Pier Diediu, ma bisogna difendere, importante in questi 5 secondi. Ciarpella proverà sicuramente a tirare, no, arma la mano di Galuppi sulla sirena, non va, con Fanti che mette giù l'ottavo rimbalzo di giornata. Eugenio Fanti vicino all'ennesima doppia doppia stagionale, 5-4-5-5, la reazione c'è stata, siamo a meno 1. C'è stata, soprattutto partita totalmente totalmente diversa da quella che abbiamo visto. Si sono alzati notevolmente i ritmi. Si sono alzati i ritmi, si inizia a fare canestro. Fiumicino ha messo 5-6 bombe solo in questo quarto, difende il forte. Di certo il fatto di aumentare l'aggressività, abbiamo messo un po' di sabbia negli ingranaggi di Ferentino, che sta facendo più fatica, anche se poi ha gli uomini come Visconti o come Rullo per poter far canestro anche in situazioni difficili. Però questa è un'altra Fiumicino, questa è la Fiumicino che vogliamo vedere, aggressiva, cattiva, che va a rimbalzo, che corre in contropiede, che fa canestro da tre, perché al giorno d'oggi, come diciamo più volte, è fondamentale. La palla a canestro moderna non si scappa. Tirava con l'8% prima di questo quarto Fiumicino dall'arco, adesso siamo a un dignitoso 30, perché dobbiamo aggiornarlo con la tripla di Pierino Diediu. Quindi il 26 che ti dice Fipstaz è bugiardo. 5-4-5-5, Ferentino che conserva un punticino di vantaggio, però ne ha persi 6 dei 7 che aveva all'intervallo lungo. La formazione di coach Gianluca Rulli, la gara è equilibratissima, ma comunque nel complesso l'è sempre stata. La prima volta che Fiumicino supera i 20 punti in un quarto, 22-16. Adesso Eugenio Fanti si siede in panchina e speriamo che lo starting five di Ferentino mantenga l'intensità soprattutto nella metà campo difensiva. Non è la partita di Andrea Tebaldi, non è la partita di Daniele Grilli, non è la partita di Luke Moyer. Il tempo è andato via, un altro quarto, loro tre sono ancora a 2 punti in 3, decisamente troppo poco per 3 giocatori che hanno nelle mani parecchi punti, hanno un talento infinito, però oggi fanno fatica. Vabbè, ci sta. Oggi fino a qui è andata così, ma c'è un quarto periodo per riscattarsi. Ferentino è stata avanti 29 minuti e mezzo, Fiumicino sta avanti 30 secondi in questa partita, ma adesso bisogna giocare il quarto e ultimo periodo. Dobbiamo mettere la testa avanti. Grilli va da Martino, riceve Moyer, vediamo se si accende il 55, prova a farsi strada col palleggio, arresto, tiro da 3 punti, eccolo qui Steven Luke Moyer a bersaglio, la sua tripla, quella del più 2. Mettiamo il naso avanti dopo mezz'ora. E questo è un tiro da tiratore, perché dopo lo 0 su 5 prendere un tiro a metà del tempo. E la stoppata di Martino che dice not in my house. Cancella Ciarpella. Quando mancano 9:23 alla fine, si fa sentire anche in difesa mister Andrea Martino. Abbassa il suo quintetto qui coach Bonora, rinuncia al suo asse play pivot Fanti e Lodi, qui ci facciamo bucare dal bravo Galuppi che ne deposita 2, quelli del nuovo pari 57, 9 minuti da giocare. Moyer riceve da Martino, ancora Steven Luke Moyer, palla nelle mani di Daniele Grilli, ricercato Moyer che adesso è in ritmo, vediamo se la mette ancora, no, non va, Martino lotta, rimbalzo, non ci riesce, poi c'è Ciarpella che supera da capo, c'è il fallo di Tebaldi. Ecco, Ferentino ha individuato in Luke Moyer un obiettivo da attaccare, soprattutto in post basso, lui sta a far fatica, sta facendo fatica, ma deve comunque cercare di fare di più in questo post basso. 57 pari, mancano Rullo, Fanti e Lodi, tre protagonisti assoluti sul parquet. Galuppi va a cercare Polselli che alza il gancio e sbaglia, Martino a rimbalzo cattura l'ennesimo carambolo della sua giornata, la settima,
5-7, 5-7, 8 e mezzo da giocare, poi andrà in archivio questo 18esimo turno di campionato se basteranno, perché il profumo di overtime è fresco nell'aria della palla Supernova. Grilli a sfidare con l'alti, Grilli con la sua fisicità arma la mano di De Baldi in angolo, il capitano che non prende neanche il ferro. Non è la partita delle Baldi, non è la partita nelle Grilli, ma adesso bisogna ringhiare quantomeno in difesa, dove Ciarpella cerca Polselli. Occhio, 4 falli a Lodi, 4 falli anche per Moyer però. Sì, falli non rosea per Fiumicino. Pesano come un macigno quei tanti fischi del secondo quarto, una decina scarsa, una cosa allucinante. E adesso, caro Checco, bisogna stringere i denti e in caso di overtime dovrai riallacciare le scarpe e tornare tu sul parquet. Visconti ha tutto lo spazio del mondo, lo battezza Fiumicino e fa bene. Moyer, nonostante i 4 falli, resta in campo. Scelta coraggiosa di coach Davide Bonora, un azzardo tenerlo lì. Dentro c'ha comunque Eugenio Fantini in panchina. Martino a capolinea, Edwan 5-9, 5-7. Martino realizza due punti importantissimi, sta facendo a gara con Fanti. 19 Eugenio, 18 Andrea Martino. Finalmente un pick roll giocato con forza, con velocità, un buon blocco da Andrea che rolla profondo. Daniele comunque è un giocatore che non può essere lasciato in lunetta, che è mortifero, e quindi scarica Martino. Andiamo sopra di due. Sopra di due, non sopra di tre, perché Martino il libero supplementare lo ha sbagliato. Bisogna difendere dall'attacco di Collalti e compagni. Occhio al pericolo numero uno in casa Ferrettino, che è Roberto Rullo, senza nulla togliere ai suoi compagni per curriculum. Rullo fa saltare Martino, si butta dentro ed è bravo a trovare il canestro, a trovare il fallo e a volare lunetta con il tiro libero supplementare. Roberto Rullo, potenziale nuovo vantaggio di Ferrettino. Questa è una buona difesa di Fiumicino, che poi alla fine deve comunque onorare la finta di tira di Rullo, e Rullo è bravo a mettere la palla a terra e nel traffico andare a depositare la palla a canestro. Vediamo se con questo riporta in vantaggio Ferrettino di un punto. Roberto Rullo riporta avanti dunque Ferentino 5-9, 6-0, 7-20. Si sono alzati i ritmi un po' al palo Supernova. Moyer, gravato i 4 falli, lavora il pallone, decide di attaccare, fuori da Martino, scarica per Grilli. Grilli palleggia, arresto, tiro da 3 punti, non si sblocca Daniele Grilli. Rullo porta avanti la sfera, prova a mandare alla barra Andrea De Baldi. Già 12 punti la sua partita, arma la mano di Galuppi. Ferentino lotta a rimbalzo Andrea Martino. Poi De Baldi sceglie Grilli, in angolo c'è Moyer, non può esitarsi a prendersi il tiro da 3 punti, che però sbaglia Martino. Vola a rimbalzo, se la vede sempre solo Andrea Martino in queste situazioni. Ennesimo ventello stagionale per il numero 11 della Supernova. 20, sorpassa, mette la freccia anche sul collega Eugenio Fanti. Palla persa Ferentino, morde la difesa di Fiumicino. Grande difesa del capitano, che adesso probabilmente uscirà per fare entrare Schiaffieri. Diciamo che Andrea De Baldi oggi ha fatto fatica in attacco, ma è stato veramente un fattore in difesa, soprattutto in questo quarto su Roberto Rullo. Tra poi ci aspettiamo anche il rientro di Eugenio Fanti. Sì, 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 assolutamente. Così come quello di Allodi, che è gravato i 4 falli. Forse per quello di Allodi aspettiamo un po' di più. Comunque questo quintetto piccolo, chiamiamolo così, sta funzionando con Andrea Martino numero 5. Moyer palleggia fuori da Diediu, esce, riceve Daniele Grilli con la sua ball landing. Vediamo chi pesca Dani Boy. Penetrazione per il principe o il pupone, visto Giannini e Totti, visto che è tifoso della Magica Roma. Diediu penetrazione, non trova nulla. Rullo dall'altra parte, cerca Visconti, poi Grilli contro Visconti. I due hanno giocato assieme nella Viola Reggio Calabria, si conoscono molto bene, sono questo due veterani. Questo lo cercava, visto che c'era un mismatch a sfavore
a suo sfavore, quindi andate a cercare questo fallo. Tre falli per Grilli, 4 per Allodi, 4 per Moyer. Mission numero 1, evitare l'overtime, che ecco, se no veramente di giocare. Allora, se l'overtime significa vittoria per Fiumicino, lo accettiamo volentieri, però adesso stiamo un punto sopra. Non pensiamoci. Galuppi ritrova il pallone, ricezione complicata, 6 secondi per tirare. Allodi difende su Visconti, senza fallo Allodi. Visconti col gancio cielo, semigancio a bersaglio, Luca Visconti. 6-1, 6-2. Moyer contro sorpasso FMC, Grilli da Allodi, Allodi da Saffieri, Saffieri si butta dentro, rolla Allodi, trova però Rullo e il pallone. Occhio a Roberto Rullo, pericolo numero uno, sempre una minaccia per la difesa avversaria. Rullo contro Staffieri che difende egregiamente, Rullo che trova Visconti, ancora Luca Visconti da due, sbaglia Grilli a rimbalzo, si fa anticipare da Ciarpella, poi il fallo di Ciarpella è netto ed evidente su Staffieri. Cioè, c'è un piccolo problema, è quello che ogni contatto questi ultimi 5 minuti Ferentino volerà sempre Lunetta fuori, Moyer dentro, Fanti, anzi c'è time out, ci fermiamo un minuto e ringraziamo ovviamente i nostri sponsor che vedete in sovraimpressione nella nostra diretta YouTube sul canale della Supernova Fiumicino. 61-62, 4-54 alla fine di una gara combattutissima ed equilibratissima qui alla Pala Supernova, anticipo la 18ª giornata. Diciamo che quello che hai detto fino adesso, due giocatori su tutti, Fanti e Martino, stanno tenendo la Supernova in linea di galleggiamento, aiutati anche da un ottimo staff e da un buon Diedù. Il resto oggi purtroppo è un po' mancato, ma abbiamo ancora 4 minuti e 54 per poter far segnare i ragazzi che oggi non hanno segnato. 6-1, 6-2, ne hanno fatti 39 su 61, Fanti e Martino 60%. Dall'altra parte invece vediamo un Visconti da 16, Rullo 12, Ciarpella 12. Ecco, forse questi 12 punti erano quelli non preventivati dal coaching staff della Supernova, questi che ci hanno fatto più male, perché prendere 12 punti da Rullo ci sta, prenderne 16 da Visconti ci può stare, ma i 12 di Ciarpella fanno male. 6-1, 6-2, 4-54, entriamo in zona Cesarini. Fuori Martino, dentro Allodi, gioca con Moyer invece. E Allodi, gravati entrambi i quattro falli, entrambi in campo. Mettono dentro un quintetto con Staffo da 4, coach Davide Bonara, armata la mano di Luke Moyer da 3 punti. Un solo canestro su 7 tentativi dall'arco per lo straniero di Fiumicino. Veramente troppo poco. Ciarpella dall'altra parte a lavorare con Bolending, arma la mano di Rullo con l'endoff, vediamo cosa combina il numero 33 di Casa Ferentino. È un altro giocatore rispetto alla gara d'andata, sicuramente è entrato in condizione col tiro cadendo all'interno di Fedeway, sbaglia Staffieri a rimbalzo, eroico e stoico Staffieri in difesa oggi, ma soprattutto anche a rimbalzo. Sì, sì. Preso 7-8 rimbalzi Staffo. Adesso lo leggiamo. Moyer va da Allodi, torna da Moyer, Fiumicino, Moyer prova a buttarsi dentro, Fanti in angolo, va da Staffieri, fa saltare l'avversario, fuori da Moyer, finta di tirare 3 punti, preferisce andare da Allodi, Fiumicino che va su male col gancione. 6-1, 6-2, 3-39 da giocare. Galuppi va da Ciarpella che cerca e trova Roberto Rullo, esce aggressivo Fanti su di lui, poi Visconti contro Allodi, ancora Visconti, 3 secondi per tirare, Visconti triplicato, Ciarpella da 3, prende il ferro, tiro arrivato in tempo utile secondo gli arbitri, secondo me no. Moyer, ma questo non è fallo? Questo non è fallo? Sì, sì è fallo. E però non l'hanno fischiato. Siamo 5 contro 4, forse potevamo arrivare alla soluzione migliore. Fiorentina adesso sta giocando con due giocatori, Rullo e Visconti. Sì. Adesso rientra Martino. E direi che ne abbiamo bisogno per questi ultimi 3 minuti. Rush finale al Pala Supernova, 6-1, 6-2. Sotto nel punteggio i ragazzi di Bonora che non hanno messo la freccia in questo quarto periodo. Fanti!
con la tripla a bersaglio. Fate 22 per Eugenio Fanti, sorpasso Fiumicino 6-4-6-2, 3-0-6. Obbliga il time out, coach Gianluca Lolli. Che non capisco, continuano a concedere il tiro da 3 a Fanti sul pick and roll. Eugenio dice grazie, oggi 4 su 6 dei suoi 22 punti, 12 vengono dal tiro da 3 e se non sbaglio 2 o forse 3 bombe vengono dal palleggio dietro il pick and roll. E Fanti mette nuovamente la freccia su Martino, si era ingelosito, si era arrabbiato, 22-20 adesso. Sì, 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 sì. Quanto stiamo adesso? 22-20 per Fanti. E il loro fatturato offensivo aumenta. 44 su 64, la percentuale è? Un attimo che la mettiamo sulla calcolatrice. No, no, è 42 su 64. 42 su 64. 65%. Ottimo. Tanta roba. La Supernova si aggrappa al comeback di Eugenio Fanti, definitivo a questo punto perché con la Carver non era al meglio, e si aggrappa. Questa non è una novità da Andrea Martino, però è una squadra lunga, è una squadra profonda, è una squadra con tanta qualità, e vediamo se in questo gran finale riceve qualcosa anche dagli altri. Mi sento di includere il solo Staffo oggi sopra la sufficienza in casa Fiumicino. Diciamo che comunque Moglie e Figli hanno dato una grande mano anche a livello difensivo, perché come dicevamo prima, tenere 62 punti in casa vuol dire che abbiamo fatto un'ottima difesa. Tolto forse quel secondo quarto un po' particolare, ma la difesa. Occhio a Ciarpella che ha messo a posto i piedi, spara da 3 punti, ma c'è Fanti. Doppia, decimo rimbalzo dopo i suoi 22 punti. Moyer dall'altra parte. Martino va da Fanti, Fanti batte Galuppi, si fa strada lì sotto. Eugenio Fanti, fallo prima del tiro. Fanti è due categorie sopra quando se lo ricorda sempre. Ma lui ha avuto un problema con la ginocchia che si porta appresso da un mese e mezzo, quindi ultimamente ha fatto un po' fatica. Ma il giocatore, io poi parlo sia come ha detto Lavore, sia per amicizia, è un giocatore super, e persona, la persona come persona è migliore del giocatore, quindi che si può dire. Grilli da Martino da Grilli, eccola la trama offensiva di Fiumicino con Grilli che prova a mettere in moto Moyer da Moyer arma la mano di Grilli che tira da 3. Chiamano tecnico a coach Gianluca Lulli che si arrabbia un casino. Panchina di Fiorentino lamentava la partenza in palleggio iniziale dai passi di Luke Moyer, l'arbitro non era d'accordo, da un tecnico un punto, dall'altro con palla in mano che resta a Fiumicino. Assolutamente sì, che era in possesso della palla. Adesso è importante segnarlo questo libero, Fanti lo sbaglia, è corto. 6-4-6-2, si arrabbia tantissimo con se stesso perché Eugenio è un giocatore che pretende tantissimo da se stesso perché conosce il suo infinito valore. Fiumicino torna in attacco dopo il tecnico, 2-23 da giocare, Fanti in penetrazione, cerca Moyer nell'angolo, spara da 3 punti, non va, Fanti a rimbalzo, aveva quasi preso anche questo, poi fallo di Martino su Bisconti, costa carissimo, costa 2 tiri liberi per il veterano Luca Bisconti, 2-15. Da giocare il fallo segnalato ad Andrea Martino, dovrebbe essere il terzo se non vado errato. Sì, così è infatti. 3 Martino, 3 Grilli, 3 Martino, 3 Grilli, 4 Moyer, 4 Fanti e 4 Allodi, che però è in panchina. Però mancano anche 2 minuti e 15, quindi siamo verso la conclusione di questa sfida con Bisconti che segna il primo tiro libero. 64 a 63, c'è profumo di overtime al Pala Supernova. Diciamo il bello del basket, più due, un tiro libero e palla in mano, e tiro libero sbagliato, azione d'attacco senza canestro, fallo e gli sconti di Stelletta per la parità. 18 punti per Luca Bisconti,
il vecchietto di casa Ferentino oggi ha sfoderato una prestazione incredibile, anche forse al di sopra delle aspettative, nonostante conosciamo l'immenso valore di Luca, però siamo nettamente sopra le sue medie abituali. 64 pari, 2 minuti, piccolo overtime, già alla palla Supernova Fanti che cerca e trova Staffieri in angolo, 3 secondi, non ha prodotto nulla, l'attacco di Fiumicino, Martino raddoppiato, triplicato, infrazione dei 24 secondi. E adesso si torna in difesa a sbucciarsi le ginocchia. Con palla a Martino a 3 secondi della fine, non è una palla facile, ha scattato subito il raddoppio perché ha fatto già via dalla fine. Adesso andiamo di fine. Come abbiamo difeso il secondo tempo, dove abbiamo concesso 25 punti, quasi 20 minuti, adesso dobbiamo fare. Rullo! Mette la palla nelle mani di Bisconti, fallo di Grilli e il quarto di Daniele. Due tiri liberi per Luca Bisconti a rischio ventello. 6-4, 6-4 con la Carver Roma. Vinceva chi arrivava prima a 60, oggi vince chi arriva prima a 70. Mi sa che è così. Ah, fallo da Moyer, no, quindi il quinto fallo di Moyer. Ah, quinto fallo di Moyer allora, che esce dalla partita. Questa non è assolutamente una bella notizia. Sei quattro, sei cinque. Bisconti con un libero importantissimo, lo segna, non trema la mano di Luca Bisconti. Ultimi 94 secondi a giocare, Ferentino opera adesso il controsorpasso, forse il momento più importante della partita. Supernova ha bisogno di un canestro, Fiumicino attacca con Allodi in post basso, cercano e trovano Allodi sotto, Stafanti che va su, rischia l'infrazione nei passi, Eugenio Fanti, palla persa, 1 minuto e 8 secondi, Ferentino che attacca con Rullo, Bisconti in post, ventello per lui. Rullo contro Staffieri, Rullo si butta dentro, fuori da Ciarpella che può sparare da tre, il canestro del più 5 per Ferentino che profuma un po' di vittoria, anche se manca un punto per vincere questa gara, perché se non segnerà 70 punti Ferentino, che ecco, adesso è difficile, però vince che arriva prima a 70 e non sono ancora arrivati gli ospiti a 70. Scherzi a parte, sì, è dura perché la tripla di Ciarpella ridà due possessi di vantaggio a Ferentino. Il parziale di 7-0 pesa, il quinto fallo di Moyer pesa nell'economia di un match equilibrato. Mancano 56 secondi e mezzo, Ciarpella, Bisconti e Rullo hanno fatto quello che hanno fatto Fanti e Martino in casa Supernova, di fatto è... hanno trascinato la FMC fin qui al successo. 6-4, 6-9, è dura, sì, però è tutto tranne che finita. No, dobbiamo trovare un canestro, però è chiaro che serve un canestro veloce, possibilmente a tre punti. Comunque era il quarto di Grilli, era il quarto di Grilli, infatti ho visto bene io. Adesso abbiamo 4 per Grilli, 4 per Moyer, 4 per Allodi. Fanti, penetrazione, canestro veloce, doveva essere canestro veloce, è stato, 52 secondi, lo trova in 4 secondi e mezzo. Fiumicino, fallo tecnico, a chi? Sì ragazzi, ma se casca una persona casca addosso... Fallo tecnico, sì. A chi? Non ho capito. A Fanti? Incredibile. Però diciamo... Incredibile. Arbitraggio da vivere. Mettiamo la musica. Non riesco a spiegarmelo questa cosa. Così non puoi dare un tecnico del genere, soprattutto da in questo momento. Poi. Sarà qua da tre falli. Eugenio Fanti, Bisconti riavvicina Ferentino alla vittoria perché due possessi di vantaggio si sono adesso fra le due squadre. 21 per Luca Bisconti, ordina la zone press con Xavi De Bonora. Rullo deve operare la rimessa.
mette quattro piccoli polselli, supera la metà campo, francobollato da Moyer, ciarpella ancora, 6-6-7-0. Ferentino ha definitivamente la palla per chiudere i conti alla palla supernova, con Rullo che attacca, va a cercare Guerlero, due secondi, Guerlero sbaglia e si divora il canestro che avrebbe spezzato definitivamente le gambe a Fiumicino, che adesso però non può più sbagliare. Fallo di Rullo, due tiri liberi, no, è il quarto, è il quarto, è il quarto, quarto di Rullo e quarto di squadra. Adesso si accendono gli animi in questo fatto. Eh sì. La partita che, diciamo, anche se una partita importante, è sempre stata corretta dalle due squadre. Purtroppo c'è da dirlo, gli animi non hanno gestita in maniera decente. A parte il campanismo, i fischi che hanno indispettito sia una parte che l'altra. Serve un canestro, non c'è nulla da dire. Ferentino ha tagliato il traguardo ai 70 e questo mi preoccupa tanto, ecco. Per l'analisi che avevamo fatto poco fa, Fanti sbaglia, Martino no. 6-8-7-0, mancano 10 secondi, devi fare fallo subito. Stanotte il mediale di Coach Lulli, che probabilmente vediamo se la gioca nella metà campo offensiva o difensiva. Probabilmente nella metà campo difensiva, per avere più campo a disposizione per poter effettuare la rimessa. Qui Fiumicino deve fare fallo subito. Diciamo che magari spende i primi 2-3 secondi per provare a rubare, ma poi entro i 10 deve arrivare, sì. Sì, perché poi mancherebbe troppo poco. Situazione 68-70. Fiumicino ce n'è un altro, quindi diciamo che questo è buono. Sì, perché Coach Bonora lo può chiamare per avanzare a metà campo, perché ricordiamo alla fine della partita, quando l'allenatore può decidere se fare rimessa nella metà campo offensiva o nella metà campo difensiva. Sei in Coach Lulli, cosa sceglie qui? Difensiva. Difensiva semplicemente perché hai più campo a disposizione, non è la linea di metà campo come... E soprattutto adesso Ferentino tutto deve fare tranne che canestro, deve semplicemente far giocare col cronometro. Coach Lulli la fa offensiva. Offensiva probabilmente, perché così su un'eventuale palla persa non stanno subito sotto canestro. Eh sì, questo può essere la corretta interpretazione. Ferentino adesso più che a far canestro deve giocare a non farsi prendere da Fiumicino e far scorrere più tempo possibile. Credo che Bonora abbia obbligato i suoi al fallo. Quarto di Martino. Quarto di Martino. Mandiamo in lunetto il peggior cliente oggi, Luca Bisconti, 21 punti, 12 secondi alla fine, un 2 su 2 spezzerebbe forse definitivamente le gambe a Fiumicino. Bisconti segna il primo e si fa, che ecco, durissima. Bisconti, se segna c'è il termotto obbligatorio di Cocciamano. Bisconti fa 2 su 2, time out Bonora, ma adesso deve fare un canestro da 4. Quello famoso di Anilevic. Se non ricordo male, Bonora probabilmente faceva parte di quel roster. Finale gara 5 Virtus Bologna. L'ha subito quel canestro Bonora? No. Giocava. Fatto da Anilevic, stava con la Virtus Bologna. Ah, ok. Quindi, Bonora, se non ricordo male, era un suo compagno di squadra. 68-72, Luca Bisconti MVP, mi verrebbe da dire, caro, che ecco, non è tremata mai la sua mano. Ferentino precisa, liberi. Beh, Bisconti magari non sarà più la costanza di una volta, però è un giocatore che 20 punti su partita singola li può fare. All'andata il duello all'Odi Bisconti è stato vinto nettamente da Giovanni all'Odi, al ritorno diciamo che
duello dei big men l'ha vinto Biscone. L'unico modo che conosco adesso è fare canestro da tre punti e provare la lotteria dei liberi, comunque serve un canestro veloce, ma se tu sei in Ferentino fai fallo subito? No, il 4 si difende, non si può mai fare. È giusto, ed è così che farà la formazione di coach Gianluca Lulli con Fanti. Ha perso troppo tempo Fiumicino, Martino si divora il canestro, mancano 3 secondi, 70-72. Serve più di un miracolo, Ciarpella, Moyer! È finita la partita! È finita la partita! Moyer aveva provato a fare fallo, gli arbitri non hanno sanzionato, questo non l'ho capito, e il tempo è scaduto. Sarebbe stata sconfitta molto probabilmente uguale anche col fallo, perché mancava un secondo, due secondi scarsi, però con i secondi in mano non si va da nessuna parte, si tenta sempre fino alla fine, perché questo sport si chiama pallacanestro ed è lo sport più bello del mondo per questo motivo. L'anticipo della 18ª giornata del campionato al Pala Supernova lo vince Ferentino, una gara vinta con merito dalla compagine ospite. Il problema qual è stato? Che a volte ci sono stati, quello sì, però vince chi arriva prima al 70, ed è stato così, che è stata condizionata un po' troppo dal duo arbitrale. A Fiumicino che Supernova, Fiumicino è stata un po' più fredda nei minuti finali. Assolutamente. Vabbè, finisce qui. Ringrazio. Ci aggiorniamo per la prossima gara della Supernova Fiumicino. Finisce 70-72 l'anticipo, la 18ª giornata. Ferentino esce definitivamente dalle ultime 4, mentre la Supernova ancora ha bisogno di una vittoria per restare dentro le prime 4 posizioni.